Una buona giornata e ben ritrovati a questa edizione del TG. Una nuova lettera firmata da Strada dei Parchi con cui la società ribadisce di voler lasciare anticipatamente la gestione della A24 e A25. Questo è l'argomento con il quale apriamo questa edizione. La situazione a partire dalla mancata approvazione del PEF è ancora in stallo, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Il gruppo Toto non vuole più le A24 e A25. Con una nuova lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture, Strada dei Parchi ribadisce l'assoluta volontà di recedere dalla concessione. La seconda missiva arriva a 2 settimane di distanza dalla prima e il contenuto è sostanzialmente immutato. La società per azioni intende anticipare la rescissione del contratto, la cui naturale scadenza è prevista per il 2030. Questo perché la situazione è in stallo ormai da anni e nessuno si sembra intenzionato a sbloccarla. Il piano economico-finanziario, atteso da quasi un decennio, non è mai stato approvato, benché il Consiglio di Stato in questo tempo abbia nominato 3 commissari ad hoc. L'ultima bozza, quella presentata dal commissario Fiorentino, prevedeva graduali aumenti del costo dei pedaggi fino al 375% ed è stata bocciata dal CIPES. La mancanza del PEF rimanda a tutta una serie di lavori, a partire dalla messa in sicurezza delle infrastrutture, quella antisismica, le A24 e A25 sono ritenute arterie strategiche dal sisma del 2009, ma anche quella per l'attraversamento degli animali selvatici, di primaria importanza per delle autostrade che percorrono dei parchi nazionali. E intanto in 4 procure sono in corso delle inchieste per la mancata manutenzione dei viadotti. Strada dei Parchi quindi con questa seconda lettera aumenta le pressioni sul governo e non è detto che la rinuncia sia solo un bluff. Infatti la società del gruppo Toto in caso di rescissione anticipata avrebbe diritto a un indennizzo, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro e la somma di varie voci tra cui mancata remunerazione degli investimenti, mancati incrementi tariffari, mancati introiti fino al 2030 e altro. Sullo sfondo una condizione economica già di per sé poco idilliaca, tra costi di manutenzione e oneri Covid non rimborsati, il Ministero è in debito con Strada dei Parchi per oltre 300 milioni, potrebbero essere 430 entro fine anno. Al contempo Strada dei Parchi, secondo la Corte dei Conti, è a sua volta in debito con ANAS per circa 75 milioni. I sindaci intanto restano sul piede di guerra in attesa dell'aumento del costo di percorrenza del 34,5%, già più volte rimandato. In un'audizione alla Camera, il ministro Giovannini ha ribadito la volontà che l'attuale blocco delle tariffe, previsto al 30 giugno, venga prorogato al 31 dicembre. Una dichiarazione che, seppur dovesse essere supportata dai fatti, non soddisfa i primi cittadini, in quanto non si tratterebbe di una soluzione definitiva, ma di tenere sospesa ancora un po' questa spada di Damocle. Il ministro per il Sud, Mara Carfagna, è stata in visita ieri a Cerchio per ringraziare la comunità marsicana che ha dato vita ad un centro di accoglienza per gli ucraini che fuggivano dalla guerra. Presente anche l'ambasciatore presso la Santa Sede, Andriy Jurash. Ci tenevo moltissimo ad essere presente qui anche per testimoniare riconoscenza e gratitudine verso tutti i sindaci, i primi cittadini che mai come in questo periodo affrontano sfide quotidiane molto difficili, molto faticose, molto complesse. Quindi a voi tutti la gratitudine e la riconoscenza da parte mia personale, da parte naturalmente di tutto il governo. E poi ci tenevo a conoscere da vicino questa esperienza di Cerchio, che so che è un'esperienza che poi si è moltiplicata in tanti comuni italiani, grandi e piccoli, di questo territorio ma anche di altri territori, ed è un'esperienza che conferma le doti migliori del nostro paese, cioè la solidarietà e l'aiuto nei confronti dei più fragili, dei più deboli, di chi in questo momento storico drammatico sta vivendo un'ingiustizia enorme. Quindi, grazie, Grazie a lei, al primo cittadino di Cerchio, grazie a tutti i sindaci, grazie a tutti i cittadini e alla rete di volontari che in
questi giorni si è attivata per manifestare solidarietà ma anche sostegno concreto ai cittadini ucraini. L'Italia ha presentato recentemente un piano per la pace, quindi sicuramente il fine ultimo è il cessate il fuoco il prima possibile, anche perché sono più di 100 giorni di conflitto. Очевидно, що мир – це мета всіх, але мир… Tutti noi vogliamo la pace, e questa è la nostra meta, ma non può basare questa pace in base di ingiustizie. Noi vogliamo confini prima di 24 febbraio, questa è la nostra posizione principale. Утвердження справедливості. E voltiamo pagina, inaugurato a Pescara presso il centro polifunzionale Britti, il murale realizzato dall'artista Alessandra Carloni nell'ambito di Murap Festival 2021. Assessore, nell'ambito di Murap Festival oggi viene inaugurata un'altra opera d'arte, la possiamo definire così, al Palabritti. Un'opera d'arte che rappresenta un valore sia artistico, perché è veramente un'opera che avete visto molto 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 bella, ma soprattutto siamo anche contenti che l'opera sia dedicata a due persone che hanno assunto un ruolo fondamentale per la rinascita di questo quartiere, per la rinascita di San Donato. Da una parte abbiamo fatto una commissione proprio di cittadini che hanno voluto la rappresentazione in questo murale di due figure cardine. Un parroco d'azione, Don Italo Febbo, che negli anni diciamo 60 e 70 praticamente ha assunto un ruolo fondamentale all'interno di questa zona proprio per quella rinascita che oggi vediamo e tante di quelle problematiche che c'erano all'epoca, con un quartiere riconosciuto come quartiere ghetto oggi riscontrate che non c'è praticamente più nulla. Di questo è un motivo di cui andiamo fieri anche noi. E d'altra parte una persona che ha assunto lo stesso ruolo, sempre lo stesso periodo, il preside della Scuola Media Foscoli. Il preside fu Luciani, e oggi siamo contenti che quest'anno ricorre anche il decennale della sua scomparsa, a cui abbiamo voluto, anche i cittadini hanno voluto dedicare questo murales, quindi due funzioni, due persone importantissime per la rinascita del nostro quartiere. L'obiettivo, come diceva anche il sindaco nel momento dell'insediamento della nuova giunta, è quello di portare le periferie al centro. Guarda, ma noi non è che vogliamo, noi lo portiamo. Oggi se noi vediamo, ti ricorderai sicuramente com'era il Britti, come l'abbiamo ereditato, questa struttura adesso è una struttura bellissima. Oggi abbiamo ragazzini, abbiamo un centro sociale per anziani che è qui dentro. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il campo da pallacanestro, che vi invito anche a verificare qui dietro, un campo di calcetto. Guardiamo qui a fianco, ieri è stato il primo giorno d'apertura del presidio dell'ASL, giusto qua dietro. Abbiamo la strada pendolo che sta per essere ultimata, verrà inaugurata nei prossimi giorni. Quindi non è un obiettivo la periferia, possiamo dire che è una realtà di questa amministrazione portare al centro della nostra attenzione politica la periferia, e i dati ci danno ragione perché li possono riscontrare tutti i cittadini. Voltiamo pagina, è Francesco Terra il candidato a sindaco di Ortona tra le fila di Ancora Italia. Rappresentiamo il vero cambiamento, ha detto al TG6, sentiamo. Quali sono i punti chiave del suo programma? Qual è la prima cosa che farebbe se fosse eletto sindaco? Allora, quando non sei contento di un'amministrazione, quando non sei contento di come sono state gestite le cose, quando per propria convinzione e per proprio giudizio si sono osservate tante cose sbagliate, e quindi si trova un ambiente sporco, un ambiente disfunzionale, cosa si fa? Si aprono le porte del comune e il sindaco Terra con la sua squadra andrà e ripulirà tutto, sgombrerà tutto, eliminerà tutta la vecchia macchina, quella mala gestio, verrà eliminata tutta, si puliscono i locali, si puliscono gli ambienti, i settori, e che cosa si fa? Si guardano le cose che non vanno e si gettano. Qualcosa di buono che sicuramente sarà stato fatto si conserva e si prosegue. Questo andremo a fare. Votare Francesco Terra e mettere una croce sul simbolo Ancora Italia, perché è l'unico partito che sta scommettendo su Ortona, ma non a chiacchiere. Noi non vi porteremo Diego Fusaro, Francesco Toscano, i big del partito o anche i senatori che già hanno aderito Ancora Italia. Non abbiamo bisogno di fare queste parate,
che non servono. Il segretario regionale ha già impiantato la segreteria regionale a Ortona, sta già spendendo soldi a Ortona, pagando le tasse a Ortona, sostenendo i commercianti di Ortona, abita a Ortona da 5 anni. Quindi scegliete Ancora Italia, perché è il partito che sta scommettendo su Ortona, scegliete Francesco Terra perché ha messo tra i suoi candidati consiglieri tutte persone buone, nel senso che pensano ovviamente ai loro interessi, al loro bene, ma anche a quello dei cittadini, e sono persone colte, nel senso che sono tutti professionisti come me, che ogni giorno che cosa fanno? Non contano le lauree o i master che abbiamo attaccati sulle pareti. Colto vuol dire che qualsiasi lavoro fai, ogni giorno ti migliori. Io ho fatto una squadra così. Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha finanziato con oltre 6 milioni di euro il progetto Demetra alla Facoltà Veterinaria dell'Università di Teramo. Il Dipartimento Teramano è stato infatti riconosciuto quale eccellenza nazionale e attuerà una filiera animale sostenibile. Tania Bonici Castelli. Il progetto Demetra per una filiera animale sostenibile decolla. Finanziato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con 6 milioni e 500 mila euro, sarà attuato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, facoltà risultata al secondo posto in Italia tra i 10 dipartimenti ammessi al finanziamento. Demetra, acronimo di distribuzione delle risorse alimentari attraverso un metodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietà sociale sostenibile, sarà coordinato dal professor Fulvio Marsilio, ordinario di malattie infettive degli animali. In che cosa consiste concretamente questo progetto? Si è occupato proprio di tracciare alcune linee guida proprio nell'ambito dell'allevamento sostenibile. Si parla tanto di produzioni sostenibili, di allevamento sostenibile. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere in pratica quelli che sono gli obiettivi che l'ONU ha dato negli ultimi anni e riguardavano proprio lo sviluppo sostenibile da qui al 2035. Siamo stati finanziati con 6 milioni e 500 mila euro, quindi si tratta di un finanziamento importante che ci ha permesso non solo di fare reclutare del nuovo personale strutturato, ma anche di creare per esempio nuove borse di studio di dottorato, per esempio fare assegni di ricerca, riuscire ad organizzare una nuova iniziativa didattica che è una magistrale proprio nell'allevamento sostenibile degli animali. Insomma, abbiamo cercato di dare il nostro contributo in questo senso. La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo è tra i 180 dipartimenti di eccellenza scelti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario per il quinquennio 2018-2022. Ci siamo arrivati intanto con l'impegno di tutti i colleghi e soprattutto pensando a tre argomenti a mio avviso straordinari, quali l'ambiente, l'antimicrobico, l'antibiotico resistenza e le biodiversità. Tre argomenti con tanti obiettivi che hanno fatto sì che il nostro progetto fosse praticamente finanziato. A proposito di ambiente, voi curate gli animali, ma questi cinghiali che girano a Roma indisturbati, lei che consiglio darebbe a questa città? Beh, forse sono stati fatti in generale degli errori qualche anno fa quando sono stati introdotti dei soggetti dai paesi dell'est, perché in realtà il nostro cinghiale non è stato mai un soggetto prolifico, mentre i soggetti introdotti allora per attività venatorie sono stati molto molto prolifici. Secondo me la volontà di mettersi a tavolino, di studiare la situazione fra persone competenti e la soluzione si trova. C'è poi un'ultima novità che riguarda l'Ateneo Teramano. Il rettore Mastrocola ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando per la riqualificazione dell'ex manicomio, un progetto da 32 milioni di euro, anche questo in fase di decollo. L'assessorato alla cultura del comune di Pescara ha presentato il programma delle attività dell'associazione I Borghi della Riviera d'Annunziano. Sentiamolo. Oggi in conferenza stampa avete presentato le iniziative dei Borghi della Riserva d'Annunziana, questa associazione che proporrà diversi eventi in estate in città.
Sì, degli eventi molto importanti che vanno a confluire in tutte le attività della rete permanente del libro e della lettura che come amministrazione comunale stiamo cercando di promuovere e valorizzare sempre di più. La lettura tanto importante e tanto importante soprattutto nel periodo di pandemia, molti hanno riscoperto la lettura perché era difficile relazionarsi, era difficile stabilire incontri con gli altri, ecco in quest'anno di ripresa ritornano così come c'erano stati anche negli anni precedenti le possibilità di incontro per confrontarsi sui libri. Vogliamo parlare un po' di alcuni eventi che si terranno quest'estate in città? Sì, grazie all'Associazione Borghi della Riviera d'Annunziana abbiamo organizzato alcuni eventi anche in continuità di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, principalmente sono i gelati letterari che facciamo sulla terrazza La Playa, lì siamo al quarto anno e sono 10 giovedì di tutti i 3 mesi estivi, una cosa molto impegnativa che coinvolgerà per ogni serata 3 autori, 3 intervistatori e anche un artista, quindi sono serate ricche e anche divertenti perché lo facciamo in un ambiente marino e gustando un gelato. 3 eventi tra gli altri sono quelli del Notti di Luna Piena, in occasione della Luna Piena nel sabato più vicino noi faremo delle kermesse dove coinvolgeremo autori e scrittori per recuperare sia gli autori del passato perché non devono essere dimenticati e quindi la cultura poggia sulle loro spalle e poi anche agli autori contemporanei in modo da fare delle serate di grande interesse. Andrà in scena al Teatro Marucino di Chieti, proprio nel giorno della liberazione della città, lo spettacolo che racconta le storie di quanti contribuirono alla libertà dall'occupazione nazifascista. Sentiamo. Il 13 giugno del 1944 Chieti fu liberata dai tedeschi. Alla giornata di liberazione e alle vicende di quanti diedero la propria vita in nome della liberazione, il gruppo teatrale Cunca Terra ha dedicato lo spettacolo che appartiene alle manifestazioni per il 25 aprile e andrà in scena il 13 giugno al Marucino. Quando il grano maturò, storia di gente resistente, di e con Marcello Sacerdote alla regia di Laura Curino. In questo spettacolo narriamo le vicende di donne, uomini, bambini, anziani che diedero la loro vita per liberare la loro storia, liberare il proprio territorio da un'oppressione, da un'ingiustizia sociale e per poter riconsegnare alle generazioni future il senso della libertà, della fratellanza, della solidarietà, del vivere civile. Per questo che abbiamo scelto di dare un'anteprima di questo spettacolo che si intitola Quando il grano maturò, nel giorno in cui ricorre la liberazione d'Abruzzo, 13 giugno 1944, in cui fu liberata Sulmona e nei giorni successivi altri importanti centri abruzzesi. Questo progetto fa parte delle iniziative programmate all'interno delle manifestazioni del 25 aprile. Il gruppo teatrale Cunca Terra ci ha donato un estratto in occasione appunto di quelle giornate e questa opera rappresenta quello che l'indirizzo di questa amministrazione, cioè essere capaci, strumento di mettere in rete quelle che sono le potenzialità di associazioni teatrali, culturali, musicali che raccontino della nostra storia e che diano il giusto valore a quella che è la nostra memoria di Chieti, ma non solo. Fare prevenzione per salvare più vite possibile è l'obiettivo della Onlus Lorenzo nel Cuore che ad Atri realizza visite specialistiche gratuite nel ricordo dell'avvocato Lorenzo Literio. Visite cardiologiche del respiro ed ortopediche. Punta tutto sulla prevenzione l'associazione Lorenzo nel Cuore, progetto intitolato a Lorenzo, avvocato morto per un aneurisma all'aorta all'età di 43 anni. Sì, sono assolutamente d'accordo, è il miglior modo per ricordare Lorenzo da parte di tutti i familiari perché da questa tragedia abbiamo cercato di far nascere questa iniziativa per aiutare gli altri e soprattutto
per fare prevenzione. Lo studio medico messo a disposizione dal comune si trova nel cuore di Atri, all'interno del Palazzo Illuminati. Diversi professionisti volontari, medici e infermieri, che hanno deciso di mettersi a disposizione dell'associazione, ma soprattutto della collettività. Ci tengo a precisare che tutti ci stanno aiutando e dando il loro contributo gratuitamente, quindi senza di loro non ce l'avremmo fatta, e soprattutto anche grazie all'aiuto del comune che ci ospita in questa bella location. Le visite cardiologiche sono rivolte in primis ai cittadini atriani, mentre quelle ortopediche e respiratorie sono rivolte a tutti. Sì, questo è un servizio sicuramente complementare che all'ospedale, con cui cerchiamo anche di collaborare, abbiamo instaurato anche un rapporto. Fondamentale però, ripeto, è la prevenzione, perché Lorenzo, attraverso degli screening di prevenzione, si sarebbe potuto salvare, ed è quello che cerchiamo di fare qui. È fondamentale però mantenere l'associazione in vita più a lungo possibile, anche grazie al 5 per 1000. Sì, a proposito di vita, viva la vita, perché noi cerchiamo proprio di promuovere la vita e la salute. Il 5 per 1000 per noi è fondamentale, perché abbiamo spese vive di gestione, anche se siamo tutti volontari, però abbiamo acquistato gli apparecchi cardiologici che costano e abbiamo le spese di gestione da portare avanti, quindi ci potete aiutare veramente col cuore, visto che parliamo di Lorenzo nel cuore, con il vostro 5 per 1000, con la dichiarazione dei redditi. Ricordo il codice fiscale per fare il versamento del 5 per 1000, che è 900-2017-0677. Ed ora parliamo di una tradizione cara agli abitanti di Loreto a Prutino, dove si sta lavorando per il processo di candidatura UNESCO del bue di San Zopito. Un rito, quello dell'inginocchiamento, che vanta oltre 300 anni di storia. E intanto il tradizionale rito ieri pomeriggio si è rinnovato davanti a migliaia di spettatori. Stefano Recanati. Si è rinnovato ieri pomeriggio a Loreto a Prutino il rito dell'inginocchiamento del bue. La festa di San Zopito si svolge da lontano 1711 e prende spunto da un'antica tradizione popolare che vuole l'inginocchiamento spontaneo di un bue bianco durante il trasferimento delle reliquie proprio di San Zopito martire da Penne a Loreto il lunedì di Pentecoste. A distanza di 2 anni e dopo un'edizione ristretta a causa della pandemia, il bue è tornato ad inginocchiarsi in piazza Garibaldi alla presenza di tanti turisti provenienti anche dall'estero. È la festa patronale e purtroppo in molti comuni c'è anche difficoltà a celebrare la festa patronale. Qui, nonostante le difficoltà, è molto sentita, ci sono molti devoti e con molti sforzi si organizza addirittura 3 giorni, e grazie alla compagnia dei vetturari riusciamo a far rivivere tutto ciò quello che è, diciamo, è legato al bue. Da circa un anno il comune di Loreto a Prutino, unitamente alla compagnia dei vetturali, sta lavorando al processo di candidatura UNESCO del bue. Il progetto vede coinvolte 18 comunità italiane, tra cui Viterbo e Larino, riunite in un unico consorzio di salvaguardia e valorizzazione di un complesso di cerimoniali legati a processioni con carri o giochi trainati da bovini. Questo processo di candidatura è inoltre coordinato dal Ministero dei Beni Culturali e supportato dal Ministero delle Politiche Agricole. Il gruppo ha il nome di Uomini, Buoi e Fiori ed è veramente l'identità non solo di tanti paesi del sud Italia, ma in particolare del nostro Molise e dell'Abruzzo. Un tempo eravamo gli Abruzzi, adesso la nostra piccola regione torna a ricongiungersi con le tradizioni anche dell'Abruzzo, perché abbiamo delle radici culturali nonché fideistiche insieme. E siamo allo sport. Assemblea dei soci della Teramo Calcio interlocutoria, quella di ieri pomeriggio, a cui hanno partecipato l'amministratore giudiziario Claudia Capuano, l'ex presidente Franco Iachini e i due consiglieri d'amministrazione Stefano Cavallari e Carmine Tancredi. L'assemblea è stata sospesa e sarà riconvocata nel corso di questa settimana. Decisione presa, come scritto nel comunicato diramato ieri dalla società, anche con il fine di valutare eventuali
eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire per il club. Dalle decisioni dell'Assemblea dipenderà il futuro della Teramo Calcio, chiamata a reperire le risorse per procedere all'iscrizione nel prossimo campionato di Serie C e quindi ottenere una fideiussione da 350.000 euro e il pagamento delle mensilità di aprile e maggio e rispettivi contributi a tutti i tesserati. Intanto, visto il difficile momento, si mobilitano i tifosi che sabato 11 giugno si ritroveranno in largo Madonna delle Grazie alle 16.30 per poi sfilare in corteo e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sorti della società biancazzurra. Nei prossimi giorni si saprà il nome del nuovo allenatore del Pescara. Intanto la società è al lavoro per la cessione di due gioiellini come Davide Veroli e Marco Delle Monache. Ne ha parlato ieri a Replay l'agente di entrambi i giocatori, Carlo Di Renzo. Il servizio è di Andrea Costantini. Davide Veroli e Marco Delle Monache, al pari di Alessandro Sorrentino, sono stati i giovani che hanno favorevolmente impressionato tra le poche note liete della stagione appena chiusa dal Pescara e sono diventati pezzi pregiati del mercato. Dalle loro eventuali cessioni la società potrà trarre risorse per la programmazione della prossima annata. Ieri sera a Replay l'agente di entrambi i calciatori, Carlo Di Renzo, ha fatto il punto della situazione. Tanti club, in particolare DH, si sono informati e che nei prossimi giorni potrebbero presentare offerte ufficiali, visto che al momento si è in una fase embrionale dei contatti: Cremonese e Udinese sulle tracce di Veroli, Fiorentina e Sampdoria su quelle di Delle Monache. Sono due ragazzi che, come sapete tutti, sono attenzionati dai grossi club e siamo ancora in fase embrionale con tutti, perché come state vedendo cambiano dirigenti, direttori e società in continuazione, quindi dobbiamo un attimo aspettare, appena ce ne sarà l'occasione faremo questa cessione. Lo stesso Di Renzo dice la sua su quello che può essere il futuro di entrambi in caso di cessione del cartellino. Veroli, difensore classe 2003, ha messo insieme 24 presenze, 21 da titolare tra campionato, playoff e coppa, dimostrando anche una notevole versatilità. L'esterno d'attacco Delle Monache, classe 2005, ha iniziato ad allenarsi in prima squadra in pianta stabile nella seconda parte della stagione, mettendo insieme 7 presenze, tutte da subentrante, oltre che convocazioni con la nazionale Under 17 di Bernardo Corradi. Io penso che per quanto riguarda Davide Veroli sia pronto per fare un salto importante, pronto, sì, per fare un salto in B o anche in A e a giocarsi le sue carte. Mentre invece per quanto riguarda Marco, io penso che sia la soluzione migliore quella di rimanere un anno a Pescara, perché essendo un 2005, se vai in un grosso club sicuramente verrai dirottato in primavera. E allora, al posto di fare un passaggio in primavera, è meglio giocare un campionato a Pescara in un club che lo conosce, in una società che lo conosce, dove il ragazzo magari si sente ancora a casa. Col DS in pectore degli Carri già al lavoro, cresce l'attesa per il nuovo allenatore. Questo, secondo Di Renzo, l'identikit ideale. Per venire a Pescara deve essere un allenatore propositivo, un allenatore che ridia un po' di entusiasmo, attaccamento alla maglia, perché quest'anno non si è visto per niente l'attaccamento alla maglia di questi ragazzi, e un allenatore che faccia un gioco abbastanza offensivo e di intensità. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i contenuti del nostro telegiornale sono sempre rivedibili sulla pagina di YouTube di TV6 e siamo anche social su Instagram e su Facebook. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.